Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda alle ore 19 dai microfoni di questa radio. Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito di dire quello che devo dire, e risponderò comunque verso le ore 20, 19:40, 19:45, insomma, ecco più o meno. Ciao a tutti quanti. Allora, di cosa parleremo stasera? Stasera cominceremo. Ricordo che non rispondo alle telefonate, qui c'ho i telefoni che stanno suonando, ma non intendo rispondere alle telefonate. Allora, stasera cominceremo a parlare dell'orrore della sottomissione espresso nel Vangelo di Giovanni. L'orrore della sottomissione. Questi Vangeli, tutti i Vangeli, non sono altro che quattro operazioni politiche belle e buone. Scopo di quelle operazioni politiche è quello di sottomettere gli esseri umani che non sono in grado di difendersi. Sottometterli, costringerli ad aderire ad una verità. Una verità che non esiste se non come distruzione del divenire umano, cioè la verità davanti alla quale ogni ricerca, ogni conoscenza va distrutta. Non deve esistere ricerca e conoscenza in quanto i Vangeli ufficiali, vi dicono tutto, vi danno tutte le informazioni possibili e immaginabili. Ricordate, lui non sa niente, non ha mai studiato, eppure quella sapienza gli viene da Dio. Dio gli ha dato la sapienza, dunque a te che te frega di studiare, che te frega di impegnarti, che te frega di costruire la conoscenza, la consapevolezza. Tanto tutte queste cose ti vengono date da Dio. Cioè, Dio che ti concede questo. Pronto? Chi parla? No, Volevo informazione. devi telefonare l'altro numero. 700-777. Arrivederci. 700 777, Esatto, salve. Allora, boh, stacchiamo anche questo telefono, così siamo a posto. Allora, il problema di questi Vangeli è la distruzione della conoscenza. Ricordate, fratelli, dice sia Luca, sia Paolo, sia in altri passi, quanti ignoranti siamo noi altri. Fra noi altri non che sei sapienti, eppure noi altri mettiamo in difficoltà. Cioè pur, anche se noi altri siamo idioti, siamo deficienti, non c'è tanta gente che abbia studiato, che sappia qualcosa, noi sconvolgiamo le persone dotte, le persone che hanno studiato. Sì, vengono sconvolte dall'ignoranza, vengono sconvolte dalla stupidità, vengono sconvolte dal fatto che le persone diventino massa di manovra. E allora, la persona che ha studiato, la persona che ha conoscenza, dice: ma come è possibile questo? Com'è possibile che delle persone si riducano in questo modo? La persona che ha conoscenza, che ha studiato filosofia, che può essere stata alla scuola dei scettici, alla scuola degli stoici, cioè, ma se è possibile che le persone si riducano a questo modo? Ebbene, questo modo di essere, cioè l'ignoranza, viene esaltata perché questo è l'unico modo per impossessarsi delle persone, per trasformare le persone in bestiame del gregge. E l'orrore della sottomissione lo troviamo accentuato nel Vangelo di Giovanni, proprio la sottomissione per il gusto della sottomissione. Di questo Vangelo ve ne faccio cinque paragrafi e il primo paragrafo che vi vado a leggere è la risposta ai giudei. Ve lo trovate nei Vangeli che volete e ve lo leggete per cosa vostra. Io prima leggerò il Vangelo e dopo farò il commento. Risposte ai giudei. Ah, tenete presente che l'ho ripreso dalle Paoline, cioè a me non me ne frega niente della storicità o della perfezione della traduzione, cioè a me non mi interessa assolutamente niente. A me mi interessa il senso fondamentale, il messaggio che quel Vangelo porta. Questo mi interessa, perché quello è rappresentazione di pulsione di morte. Pertanto, anche se magari in certe traduzioni trovate qualche parola diversa, viene lasciato inalterato quello che è il senso centrale. Allora, l'orrore della sottomissione espresso nel Vangelo di Giovanni. Risposta ai giudei. Questo è il Vangelo. Eh?
Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre ed io pure opero. State attenti alle frasi perché dopo vengono commentate. Per questo i giudei cercavano più che mai di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù allora disse loro: in verità vi assicuro, il figlio non può far nulla da sé, se non ciò che ha veduto fare dal padre, perché tutte le cose che fa lui, le fa allo stesso modo anche il figlio. Il padre, infatti, ama il figlio e gli manifesta tutto quello che fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché voi ne restiate meravigliati. Come infatti il padre risuscita i morti e li fa vivere, così pure il figlio fa vivere quelli che vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna, non va in giudizio ma passa da morte a vita. In verità vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce. Viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e chi l'ascolta vivrà, perché come il padre ha in sé la vita, così pure ha dato al figlio di avere la vita in sé stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché viene l'ora in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e quelli che hanno operato il bene ne usciranno per la risurrezione della vita. Quelli invece che fecero il male per la resurrezione della condanna. Io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco il volere mio, ma il volere di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non vale. Vi è un altro che testifica per me, e so che vale la testimonianza che mi rende. Voi avete mandato ad interrogare Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Non è che io ho bisogno della testimonianza di un uomo. Se vi dico questo è per il vostro bene. Egli era la lampada che arde e illumina, ma voi avete voluto per poco godere della sua luce. Ora io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, quelle opere che il Padre mi ha dato da compiere e che io faccio, esse attestano per me che il Padre mi ha mandato e il Padre stesso che mi ha mandato rende testimonianza a mio favore. Voi non avete mai udito la sua voce, non avete mai visto il suo volto e la sua parola non dimora in voi, perché voi non credete in colui che vi ha mandato. In colui che mi ha mandato. Voi scrutate le scritture perché credete di avere per esse la vita eterna. Sono proprio esse che mi rendono testimonianza, eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo la gloria degli uomini. D'altra parte io vi conosco e so che in voi non c'è l'amore di Dio. Io sono venuto in nome del Padre mio e non mi ricevete. Se un altro verrà in nome proprio, lo ricevete. Come potete avere la fede voi che ricevete la gloria gli uni dagli altri e non ricercate la gloria che viene solo da Dio? Non pensate che sia io ad accusarvi davanti al Padre. Vi accuserà quel Mosè stesso in cui sperate. Se infatti credeste a Mosè, credereste pure in me, poiché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come credete alle mie parole? Questo è il pezzo, la risposta ai giudei. E vediamo un attimino cosa dice in realtà in questo testo. Nell'apertura di questo capitolo è premesso da Giovanni che Gesù si considera pari del Padre cui faceva riferimento. Non è espressa un'uguaglianza delle opere messe in essere, ma è espressa la capacità di operare e l'operatività in atto. Dopo vedremo le opere. Giovanni mette in rilievo l'aspetto per il quale egli ritiene che i giudei ritengono una bestemmia. Dice Giovanni che i giudei vogliono ucciderlo perché egli chiama il Dio padrone dei giudei suo padre e si ritiene uguale a lui. Questo è accettabile dal punto di vista della cultura giudaica. È irrilevante rispetto a quanto la storia ha manifestato. Nel corso della storia, molti matti si ritenevano uguali al Dio padrone e suo inviato. È una tradizione ebraica essere profeti inviati dal Dio del quale si manifesta la sua parola. Dice Celso che era normale a Gerusalemme trovare profeti ad ogni angolo di strada, che dicevano di essere inviati dal Dio ad annunciare questa o quella catastrofe.
Ciò che ci interessa nella formazione dell'orrore cristiano è il concetto di operare. Su questo aspetto deve essere concentrata l'attenzione. Il Dio padrone opera e anch'io, dice Gesù, opero. Attenzione, in questo momento non dice opero uguale al Dio padrone, ma metto in essere delle azioni come le mette in essere il Dio padrone, di cui io sono suo figlio. Inoltre, è da fare attenzione rispetto ad un passo che seguirà. Egli non dice io sono figlio di Dio in quanto tutti gli uomini sono figli di Dio, ma dice io opero uguale a mio padre. Gesù opera una netta separazione fra sé in quanto figlio di Dio e gli altri uomini che si devono sottomettere a lui in quanto figlio di Dio e che ovviamente per Giovanni non sono figli del Dio padrone. Giovanni rileva il motivo per il quale i giudei volevano ucciderlo, evitando di parlare di cosa lui sta offrendo per distruggere l'umanità. Io opero. Quali sono le opere di cui Giovanni ci parla? Sono quelli che lui definisce eventi prodigiosi o miracoli fatti da Gesù, che descrive. Queste opere non sono fatte da Gesù in quanto egli è in grado di farle, ma sono fatte da Gesù in quanto figlio del Dio padrone e per concessione del Dio padrone di cui è figlio. E queste opere sono guarigione di un bambino, guarigione di un paralitico, moltiplicazione dei pani, cammina sulle acque, guarigione del cieco nato e risurrezione di Lazzaro. Queste sono le opere che compie elencate da Giovanni e degne di essere descritte con una certa estensione. Giovanni non è in grado di gestire propagandisticamente i miracoli a palate di Marco e Matteo. Troppo diversa è la situazione che sta affrontando e troppo diversi sono i fini che si propone. Non esistono altre opere descritte da Giovanni che siano utili ad identificare le opere che rendono testimonianza. Pensate, dice Giovanni, egli fa opere tanto meritorie e questi vogliono ucciderlo perché pensano che lui dica una bestemmia asserendo di essere il figlio del Dio padrone. Non vedono le sue opere e non riconoscono nelle sue opere l'operare del Dio padrone che necessariamente, come lui afferma, deve essere suo padre. Qual è la descrizione dell'operare del Dio suo padre che ne davano i giudei? Ha creato il mondo dal nulla, ha ordinato i cieli e ha creato ogni essere. Quanto esiste è opera sua, ogni trasformazione nel bene e nel male è opera sua, il diluvio universale è opera sua, la distruzione di Sodoma e Gomorra è opera sua. L'operare del Dio suo padre è infinitamente più vasto. Gesù non afferma all'inizio di operare come Dio suo padre, ma di operare, e in quell'operare si differenzia dagli altri esseri umani che non vogliono intendere come lui sia figlio del Dio padrone dell'universo, padrone egli stesso. Ebbene, se noi ci leggiamo le Metamorfosi di Apuleio, scritte nello stesso periodo nel Vangelo di Giovanni, più o meno, abbiamo descritti più o meno gli stessi prodigi. Se noi leggiamo l'attività di Apollonio di Tiana, più o meno, della stessa epoca, leggiamo prodigi infinitamente più vasti. Se ci leggiamo lo stesso Giovanni nell'episodio della guarigione di un paralitico, apprendiamo come le guarigioni in quella situazione erano frequenti. Bastava immergersi nell'acqua quando questa si agitava, il primo che arrivava guariva. Anche se Giovanni, o chi per esso, afferma che un angelo agitava l'acqua, appare evidente che Giovanni non se la sente di isolare l'episodio da un contesto che lo renda plausibile e accettabile da parte del lettore. Quanto viene descritto nella miracolistica e nelle opere più in generale ha il significato di portare il lettore a dire «Che idioti questi giudei! Non vedono nelle sue opere l'opera del Dio padrone!» Se è vero che per la sua attività di trasformazione Esculapio, che ha aiutato nella guarigione migliaia di persone, è stato riconosciuto come un Dio, applicava praticamente il fattore di crescita presente nella saliva della vipera di Esculapio per favorire il rimarginarsi delle ferite, è altrettanto vero che Empedocle fece un numero ben maggiore di guarigioni di quante ne abbia fatte Gesù. Fece risuscitare una donna, per esempio, morta da 30 giorni e fermò i venti. Eppure non affermò mai di essere figlio del Dio padrone. In compenso operava, stando a quanto afferma Giovanni. Non si può mettere l'accento su quanto Giovanni riteneva, a parte il fatto che poi su Empedocle ci sono altre cose da dire. Comunque non si può
e mettere l'accento su quanto Giovanni riteneva che avessero fatto i giudei davanti a quelle affermazioni, ma sulle opere che secondo Giovanni ne testimoniano il suo essere figlio del Dio padrone. Gli atti che compie Gesù erano atti di racconti consuetudinari. Ad esempio, Augusto affermò di essere stato miracolato da Giove Tonante, al quale eresse un tempio, perché in Spagna un fulmine colpì un portatore della sua lettiga o qualcosa di simile, lasciandolo illeso. Qui non stiamo parlando di un mago, di un augure o di un profeta qualunque, stiamo parlando di un individuo che Giovanni spaccia per figlio del Dio assoluto dell'universo e che millanta di operare come opera il Dio assoluto dell'universo. Ci si deve chiedere, attorno alla pozza dove aveva guarito il paralitico, quanti storpi o bisognosi di intervento c'erano? Non poteva agire con tutti anziché con uno solo? Ancora, come figlio del Dio padrone, anch'egli padrone non avrebbe potuto benissimo togliere la malattia che storpia l'umanità? Perché sente il bisogno di ricattare il suo beneficato intimandogli di non peccare più? Evidentemente, Giovanni deve nascondere la miseria di quanto descrive. Deve nascondere la miseria delle opere compiute e deve giustificare le opere non compiute. Gli uomini hanno deformazioni perché loro e i loro genitori hanno peccato. Recentemente ho sentito anche un'altra roba, reincarnazione, cioè ti chiede deformazioni perché nella vita precedente, beh, siamo perdere comunque. Recentemente questa affermazione è stata fatta anche dal capo dell'Opus Dei, la potente organizzazione ecclesiastica legata direttamente a Wojtyla. Questo tipo di affermazioni ha costruito la dannazione di milioni di persone per secoli. La vigliaccheria di Giovanni, con la quale nasconde la miseria della sua descrizione, ha trasformato in un incubo la vita di milioni di persone. Se le opere sono inesistenti e ingiustificabili, perché Giovanni le premette? Perché premettendole occulta la miseria della sua retorica e dei giri di parola, che sono le sole cose che Giovanni può presentare. Abbiamo detto che nella prima fase l'operare è uguale nel padre e nel figlio, non i risultati e i fini dell'operare. Nella seconda parte questo viene smentito. Perché? Perché nella prima parte era una dimostrazione dell'operare, nella seconda parte è la dimostrazione di retorica vuota. La retorica vuota ha un solo scopo, costruire l'inganno. L'inganno si manifesta attraverso l'imposizione di una verità alla quale l'interlocutore deve arrendersi perché è privo di strumenti per contrastarla. Ecco allora l'ossessivo. In verità, vi assicuro oppure vi dico. Questa ossessione usata da Giovanni dice: io sto mentendo, ma voi dovete credermi come se quanto dico è una verità. Potete provare che io sto mentendo? Secondo voi, come me, siete voi come me figli del Dio padrone? L'imposizione ha lo scopo di rendere l'affermazione al di sopra di ogni giudizio, al di sopra di ogni oggettività, al di sopra di ogni essere umano. La preposizione è articolata allo scopo di impedire all'interlocutore di dire: tu non sei figlio del Dio padrone, ma pretendi semplicemente che ci mettiamo in ginocchio. Teniamo presente che quanto sta scrivendo Giovanni è un'operazione politica il cui scopo è sottomettere quelli che stanno abbandonando il cristianesimo e che affermano: Gesù ha mentito affermando di essere figlio del Dio padrone, non è arrivata la fine del mondo, non è venuto in potenza sulle nuvole e dunque ci ha mentito. Nella seconda affermazione, il Gesù di Giovanni afferma che il figlio non è una persona autonoma, ma è dipendente dal padre. Il figlio vive ad imitazione del padre. Senza l'imitazione del padre, il figlio è un povero mentecato. Non è in grado di imparare da nessuno, non è in grado di risolvere le contraddizioni, non è in grado di costruire la propria indipendenza. La dipendenza che descrive Gesù è la dipendenza del padre dal figlio, da invertire, no? Del padre dal figlio, la sua necessità di mostrare anche opere maggiori affinché egli possa operare. Perché il padre mostra al figlio anche opere maggiori? A quale scopo? Allo scopo di migliorare le condizioni di vita dell'umanità? No, non gli frega niente delle condizioni di vita dell'umanità, affinché voi restiate meravigliati.
tutta l'azione di trasferimento di potere dal padre al figlio non ha lo scopo di provvedere all'umanità, non ha lo scopo di sviluppare, costruire, migliorare, ma ha lo scopo di costruire meraviglia fra i presenti. Voi sarete meravigliati. Quando sarete meravigliati, riconoscerete il mio potere. Quando riconoscerete il mio potere, vi sottometterete. Questo è lo scopo del padre per mostrare le opere al figlio. Quali sono le opere maggiori che il padre dimostra al figlio? Il resuscitare i morti. Per Giovanni non esiste una vita dopo la morte del corpo fisico. Queste sono cose da gnostici, i nemici che accolgono i cristiani che se ne vanno. Per Giovanni esiste soltanto la vita fisica. Nella vita fisica c'è esistenza. Se non c'è esistenza nella vita fisica, c'è la morte come fine di tutto. Come il padre resuscita, anche il figlio resuscita i morti. Quanti morti ha resuscitato Gesù? Soltanto Giovanni ci racconta la resurrezione di Lazzaro. Tre evangelisti ben più antichi di lui non ne parlano. Un evento così prodigioso è da loro taciuto. Un tale Quadrato scriveva all'imperatore Adriano delle lettere in cui affermava che individui resuscitati da Gesù erano ancora in vita in Palestina e invitava l'imperatore ad aderire al cristianesimo. Quadrato mentiva. Esattamente come il racconto di Lazzaro ha solo finalità politiche per Giovanni, che mancando di una concezione oltre la morte del corpo fisico vende la speranza di ritornare nel corpo fisico. Una volta impostata in questo modo la frase di Gesù, che vorrebbe dimostrare il suo essere figlio del Dio padrone e invitare gli astanti ad accettare questo come un fatto di verità, subentra la minaccia. Il padre non giudica nessuno. Dopo aver costruito l'uguaglianza nell'operare prima e giungere ad un'uguaglianza nelle opere, sia in essere che nel divenire, è giunto per Gesù il momento di prendere il posto del padre. Il padre si sottrae. Il padre rinuncia al proprio ruolo per delegarlo a lui. Gesù non è posto davanti all'universo, ma davanti a delle persone con cui sta parlando e alle quali ha promesso di far loro vedere delle opere al solo fine di meravigliarle. Qui non siamo davanti ad un Saturno che meraviglia insegnando l'agricoltura, migliorando le condizioni di vita delle persone e costruendo il benessere. Qui siamo alla presenza, alla meraviglia fine a se stessa, il cui fine è la sottomissione. Se poi gli astanti non si sottomettono, il ruolo che Gesù si è assunto è quello di giudicare al posto del loro Dio. Se non si sottomettono saranno condannati, tutti gli astanti devono onorarlo, tutti gli astanti devono sottomettersi. Per questo motivo il padre ha delegato lui ad emettere giudizi. Non è solo il padre che ha delegato Gesù ad emettere giudizi, ma per conseguenza è Gesù che ha delegato Giovanni ad emettere giudizi e ne consegue la Chiesa cristiana è delegata ad emettere giudizi. Il padre non giudica più, ora giudica la Chiesa cristiana cattolica, in base ai propri fini di sottomissione, in base ai propri fini di essere onorata. Chi non onora la Chiesa cattolica non onora il padre che l'ha istituita attraverso il figlio. Per conseguenza ogni giudizio è demandato alla Chiesa cattolica affinché sottometta e stupri gli esseri umani, come storicamente ha fatto. Il ricatto di Gesù nei confronti degli astanti è terribile e infame allo stesso tempo. Io giudico affinché voi mi onorate. Il giudizio non è scevro della condanna. La condanna segue il giudizio che è preceduto a sua volta dalla minaccia. Si può dire che Gesù minaccia e ricatta gli astanti affinché terrorizzati lo onorino. Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Soltanto obbedendo a me, dice Giovanni, onorate colui di cui parlo che è figlio del Dio padrone. Soltanto onorando la Chiesa cristiana voi onorate il Dio padrone di cui la Chiesa cristiana è tenutaria. Solo chi ascolta quanto la Chiesa cristiana impone col terrore e la violenza può avere la vita eterna. Chi si sottomette come bestiame a me passa da morte a vita, dice Gesù, dice Giovanni, dice la Chiesa cristiana in ogni epoca. Per poi sottolineare questo principio, la Chiesa cristiana mette in essere stragi, genocidi. I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Si è detto che le opere sono solo uno specchietto per gli sciocchi,
dietro il quale mascherare la vera operazione politica messa in essere da Giovanni. Da prima costruisce una continuità fra padre e figlio, dopo costruisce l'unità fra padre e figlio, dopo fa sparire il padre per esaltare l'azione terroristica del figlio e infine sovrappone gli stessi la Chiesa Cattolica che ne seguirà all'azione del figlio, quale ente giudicante. Cosa prova che quanto descrive Giovanni è il figlio del Dio padrone? Una retorica vuota e il terrore con cui minaccia quanti l'ascoltano. Io, dice Giovanni, vi posso far male, non poco, ma vi posso torturare per l'eternità negandovi la vita eterna. Per chi semina terrore, come la Chiesa cristiana e cattolica in particolare, c'è un sorriso di compiacimento nell'esercizio di questo potere e nel rinnovare questa minaccia. Questo però è una vigliaccata, perché il compiacimento può essere fatto soltanto nei confronti di chi non si può difendere, nei confronti di chi è disperato. Gli altri, a questa minaccia, rispondono col disprezzo. Contro costoro la Chiesa Cattolica si armerà dei ferri roventi per rinnovare la minaccia del suo pazzo profeta. Per questo motivo il suo profeta va indicato come l'infamia umana. Anche nel terzo punto, l'annuncio della menzogna e dell'inganno attraverso il quale viene imposta sottomissione si annuncia con la declamazione: io dico la verità, credete e sottomettetevi alla verità che dico, perché io dico proprio la verità. Questa ossessione nell'ostentare il termine verità è manifestazione dell'inganno col quale si maschera la sostanza del discorso. Qual è la sostanza del discorso? Questa è l'ora in cui i morti udranno la voce del figlio del Dio padrone. È menzogna. Dopo circa 2000 anni non ci sono dubbi, anche se qualcuno di tanto in tanto rinnova il terrore, tipo la fine del mondo, tipo il diluvio universale, tipo il catastrofe, eccetera. A cosa serve questa menzogna? A terrorizzare gli astanti. O, se preferiamo, serve a Giovanni per rinnovare la minaccia della fine dei tempi e della necessità della sottomissione per non morire. Anche in questo paragrafo assistiamo al gioco del travaso del possessore. Secondo Giovanni nessuno mette in discussione che colui che chiama padre abbia in sé la vite. Secondo lui non è forse il creatore del mondo e pertanto padrone egli stesso? Ne consegue che Giovanni stesso, che scrive le sue gesta e le sue parole, ha il potere di giudicare in suo nome e, nello stesso tempo, la Chiesa cristiana si arroga il diritto di giudicare. Secondo questo travaso, la Chiesa cristiana è in sé la vita. Per questo motivo si può arrogare il diritto di distruggere la vita stessa. Il Dio padrone di cui parla Giovanni non è forse lo stesso che sterminò i primogeniti egiziani per riavere il proprio bestiame? Non è quello che ha distrutto la vita? Diluvio universale. Per questo motivo le Chiese cristiane distruggono la vita, perché esse sole devono essere la vita e non deve esistere nulla al di fuori di esse. Non vi meravigliate di questo. Questo è stato 2000 anni di storia, questo è quanto 2000 anni di storia dimostrano. Ciò che dimostrano 2000 anni di storia è che gli astanti di cui scrive Giovanni avrebbero dovuto sputare in faccia a chi sparava queste menzogne, in quanto da queste menzogne si preparava la distruzione dell'umanità e dei suoi tentativi di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Che cos'è il figlio dell'uomo? È una dicitura delle religioni misteriche e sta a significare quanto l'uomo partorisce la morte del corpo fisico, il risultato della sua vita. Per Giovanni questo non esiste. Il figlio dell'uomo per lui è il padrone degli uomini in quanto figlio del Dio padrone. Giovanni non ignora che i cristiani se ne stanno andando dalle comunità, in quanto hanno capito che il figlio dell'uomo è quanto cresce dentro di loro e non la promessa della resurrezione che viene propagandata da qualche pazzo. Col termine figlio dell'uomo, Giovanni vuole risolvere i processi di ricerca del sapere e della conoscenza degli gnostici. Tu vuoi lavorare affinché nasca il figlio dell'uomo, lo sviluppo del tuo corpo luminoso? Il figlio dell'uomo è lui, è il figlio del Dio padrone al quale deve sottometterti, e io ne sono il portavoce, dice Giovanni. Non c'è nessuna vita oltre la morte del corpo fisico per il seguace del pazzo di Nazareth, c'è solo l'attesa per la resurrezione della carne.
Questa è l'unica concezione del cristianesimo. L'attesa della resurrezione della carne è espressione della disperazione alla quale è portato il cristiano attraverso lo sviluppo della propria sottomissione. Interessa che chi fece il bene risusciti alla vita? Chi decide fra il bene e il male? Il padrone o suo figlio pazzo? Non esiste aspettativa di giudizio oggettivo, ma solo espressione di soggettività del Dio padrone o del pazzo che si spaccia suo figlio. Nello stesso modo le chiese cristiane non rispondono a delle leggi oggettive, ma piuttosto alla loro soggettività, come espressione del loro bisogno di sottomettere. Chi verranno condannati? Chi non si è sottomesso? Chi non ha distrutto se stesso? Questa è la logica di Giovanni. La sottomissione, al fine di distruggere il divenire umano, è il suo intento. Nel quarto paragrafo Giovanni si giustifica attraverso la descrizione della giustificazione del suo pazzo profeta. Non pensate che io faccio queste cose da me stesso. Quello che io faccio è giusto perché non lo faccio per piacere mio, ma per far piacere a Dio mio Padre e vostro padrone. Vi ricordate una volta quando le donne erano costrette a subire la violenza della repressione dei bisogni sessuali? C'era questa invocazione: non lo fo per piacere mio, ma lo fo per dar figli a Dio. Se io costruisco le basi per distruggere il divenire umano e per costruire l'oscurantismo, non lo sto facendo perché mi diverto, dice Giovanni, ma perché questo è il volere del Dio padrone. Io faccio il volere del Dio padrone, dice Gesù. Se non mi credete, almeno credete alle testimonianze che vi porto. Io vi dico che sono figlio del Dio padrone, ma so che voi pensate che vi dica una stupidaggine. C'è un altro che testimonia che io sono il figlio del Dio padrone, e io sono sicuro della sua testimonianza. Come? Non eri certo di essere ciò che eri in quanto eri? La testimonianza di un altro ti dà la certezza di quanto dici di essere. Esculapio ed Empedocle trassero il potere di essere da se stessi. Le loro capacità testimoniavano. Raggiunsero un tale grado di perfezione da essere riconosciuti come eccezionali, come dei. Non lo faccio per me, dice Gesù. Io lo faccio per il vostro bene. Faccio in modo che voi crediate, che voi vi sottomettiate, perché il sottomettervi è il vostro bene. Cosa testimonia per lui di essere il figlio del Dio padrone e dunque padrone egli stesso? Giovanni, quel Giovanni Battista al cui battesimo si attesta l'esistenza di un Dio padrone, più che la figliolanza del Dio padrone. Le opere, nella loro miseria, descritta da Giovanni, che nell'epoca in cui sono state scritte erano più storie inverificabili e comunque inferiori a quanto si raccontava per ben altri guaritori. Infine, gli rende testimonianza il Dio padrone che lo ha mandato, di cui gli astanti non hanno mai visto il volto né la sua parola dimostra dimora negli astanti. Ma perché non hanno mai visto il volto né la parola dimora negli astanti? Cioè, perché il Dio padrone proprio non, con gli astanti non è niente? Perché non si sono sottomessi al figlio del Dio padrone, accettando il figlio del Dio padrone, né si sono abbandonati al figlio del Dio padrone. In altre parole, non hanno accettato di diventare gregge del figlio del Dio padrone, padrone egli stesso. Anche alla fine di questo paragrafo si rinnova la minaccia. È inutile che voi scrutiate le sacre scritture per avere la vita eterna. Sono proprio le scritture che mi rendono testimonianza. L'unico modo per avere la vita eterna è quello di mettervi in ginocchio davanti a me. Solo sottomettendovi davanti a me avrete la vita eterna. Soltanto distruggendo la vostra vita, mettendovi in ginocchio davanti alle chiese cristiane, potrete avere la vita eterna. Adesso fanno anche il giubileo per vendere le indulgenze, no? Infatti vi vendono la vita eterna, cioè vendono più il paradiso, tanto ormai la resurrezione la usano un po' come barzelletta. Il desiderio di possessione degli esseri umani in Giovanni è così grande da essere privo di qualsiasi pudore morale. Il bisogno di distruggere la vita è enorme. È enorme il disprezzo per gli esseri umani. Dopo averli minacciati, il Gesù di Giovanni riversa sugli esseri umani il suo odio e il suo disprezzo. Dice la volpe, dopo aver tentato in tutti i modi di prendere l'uva. Tanto, quell'uva è acerba. Lo stesso comportamento è tenuto da Gesù di Giovanni,
tanto io non ricevo la gloria degli uomini, io vi conosco, siete acerbi, in voi non c'è l'amore di Dio. È il disprezzo dell'impotente. È il disprezzo che Giovanni riversa sugli esseri umani che, scoperta la menzogna cristiana della resurrezione e della fine dei tempi, se ne stanno andando cercando altre strade. Io vi conosco e so che in voi non c'è l'amore di Dio. Che significa? Che in voi non c'è abbastanza sottomissione, non c'è abbastanza autodistruzione. Giovanni afferma che nessuno crede in lui quando descrive le gesta del figlio del Dio padrone. Se qualcuno agisse traendo da sé la forza del proprio agire o delle proprie affermazioni, sarebbe creduto. Che c'è da meravigliarsi? Se io faccio un'affermazione sulle cose che sulle cose sono io che mi assumo la responsabilità, sono io che agisco in base ai miei impulsi, al mio pensiero, alla mia intuizione. Io sono responsabile davanti agli astanti per me stesso. Se una persona si nasconde dietro all'autorità, è lecito chiedersi qual è il suo vero scopo. È brillare non della sua luce, ma della luce dell'autorità. Quante infamie possono essere commesse nascondendosi dietro a un'autorità? Me l'hanno ordinato. Chi le commette rigetta la colpa. Egli ha obbedito a degli ordini, a delle direttive. Egli non è responsabile delle sue scelte, è l'autorità che lo ha mandato che è responsabile. Quanta infamia c'è nel nascondere il progetto di distruzione dell'umanità perché lo ha ordinato un impotente inventato Dio padrone al cui ordine si chiede sottomissione. Le azioni degli uomini possono essere riconosciute dagli uomini, è la certezza delle proprie azioni che deve scaturire da se stessi. Ed è questa certezza che Giovanni vuole strappare, la certezza da cui tu attingi per sviluppare l'azione che ti rende gloria. Devi distruggerla sostituendola con la fede, con la sottomissione. Solo la sottomissione decide la tua gloria, in quanto il padrone ti glorificherà perché ti sei sottomesso, ti sei distrutto. Per concludere, questo campione di divinità che è il pazzo di Nazareth non ha nemmeno il coraggio del proprio giudizio. Lui ha detto che giudica, non che accusa. Quello lo fa Mosè. Accusare e giudicare è la stessa cosa. Chi accusa ha già emesso un giudizio. Egli accusa perché ha giudicato. L'accusa altro non è che il risultato del giudizio. Quando un pubblico ministero accusa un imputato, chiedendo il giudizio di condanna o di assoluzione, egli ha già emesso un giudizio personale e chiede conferma di questo al tribunale. Che il figlio del Dio padrone che deve giudicare abbia bisogno di un accusatore è semplicemente ridicolo. Il bisogno c'è in Giovanni e nel suo desiderio di rendere disperati gli esseri umani. Ecco, accusa anche i giudei, li accusa e li condanna. Ecco, anche il figlio del Dio padrone dice che Mosè stesso li condanna. Quale intimidazione! Un'intimidazione che non è rivolta tanto ai giudei di cui Giovanni sta parlando, ma a popolazioni diverse dei giudei. Anche quello che voi considerate nel vostro popolo un uomo giusto potrebbe condannarvi se voi non vi sottomettete. L'ultima frase è un non senso. Dal momento che voi non credete nel Dio padrone, o negli scritti che parlano del Dio padrone o del padrone suo figlio fatti da Mosè, come potete credere in me? Dal momento che non crediamo in te, cosa ti importa in cosa crediamo? Anche in questo caso il soggetto non sono i giudei, ma popolazioni diverse che devono essere stupite dal fatto che i giudei, pur avendo avuto un Mosè che parlava di lui, non credono in lui. L'inganno spaziale è una specialità di Giovanni. Io parlo degli idioti di Gerusalemme, ma mi faccio intendere da chi voglio sottomettere ad Efeso o ad Antiochia. Dovete credere alle mie parole per credere a tutto il resto. Dovete sottomettervi alla parola di Gesù, figlio del Dio padrone e padrone egli stesso, perché solo in questo modo potete sottomettervi a me e la Chiesa cristiana può continuare a sottomettere e distruggere il divenire dei vostri figli. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Questo è il primo commento al primo pezzo del Vangelo di Giovanni, l'orrore della sottomissione espresso nel Vangelo di Giovanni. E con questo commento io intanto attacco le telefonate se qualcuno volesse telefonare.
ricordo il numero 049 700 700 e 049 700 838. Diamo il via a 5 trasmissioni, diamo via a 5 trasmissioni, di cui l'introduzione a questo pezzo ve la leggerò quando farò il commento più breve, cioè il pezzo di Giovanni più breve, che parlano dell'orrore della sottomissione espresso nel Vangelo di Giovanni. Ciò che porta a diventare tardi nella religione romana può aspettare. Perché può aspettare? Perché gli dèi sanno aspettare, non c'è problema. Agli dèi non gliene frega niente di essere riconosciuti in quanti dèi. Esistono in se stessi, lanciano le loro tensioni nel mondo e gli uomini le afferrano. Afferrano quelle tensioni e si trasformano. Per cui che gli dèi vengano riconosciuti o non vengano riconosciuti, agli dèi non gliene frega più di tanto. Certo che se gli uomini sviluppassero gli dèi dentro di loro, sviluppassero il loro essere divino, affermassero di affrontare la vita prendendosi nei romani la responsabilità della loro esistenza, sarebbe una cosa diversa. Ma gli dèi possono sempre aspettare. Aspettano che l'essere umano esca dall'orrore della sottomissione per cominciare un cammino di eternità. Bon, detto questo, passiamo a notizie di rassegna stampa. Notiziuole di rassegna stampa. Allora, vediamo un attimino di cosa parliamo. Ho un altro. C'è una proposta di legge sulla sessualità. Verrà definito per legge il libero orientamento. C'è l'orientamento sessuale, che è una cosa privata della singola persona, verrà definito per legge. Cioè ci sarà praticamente il riconoscimento di qualsiasi tipo di sensualità e nessuno avrà il diritto di discriminare le persone per il loro sesso. Questo è dal Gazzettino del 28/7/1999. Dal Gazzettino del 2 agosto 1999, l'arcivescovo di Canterbury: forse Gesù Cristo non è risuscitato. Vi ricordo che tutta la resurrezione è tutta una menata, cioè è una menata nel senso che sono delle operazioni politiche vere e proprie fatte apposta per mettere in ginocchio gli esseri umani. Ebbene, l'arcivescovo di Canterbury, che praticamente sarebbe una specie di papa inglese, si è un attimino sbilanciato. Pronto? Ok. Non paga il conto, scoperto falso vescovo. Il Gazzettino, 31/7/1999, celebrava messa, amministrava i sacramenti, denunciato dalla mobile di Treviso. Cioè, basta mettersi un abito e i cattolici sanno già come sottomettersi. Cioè, hanno imparato benissimo la lezione. Davanti a una rappresentazione sono pronti immediatamente a sottomettersi. Non chiedono i documenti, non chiedono verifiche, non vanno a verificare il padrone, non chiedono, ma il vescovo, ma sei davvero questo? Davvero fai queste cose? Io ti do 100.000 lire, davvero le usi per quelle cose? I cattolici non verificano. Hanno già capito esattamente che cos'è il concetto di sottomissione. Passiamo dal Gazzettino del 30 luglio 1999. Botta risposta fra gesuiti e testimoni di Geova. Ricordo questo. I testimoni di Geova stanno facendo un'operazione per cui praticamente stanno portando via ai cattolici, ai cristiani cattolici in particolare, se trovo sta zanzara tigre non giungerà nella sua eternità, stanno portando via una fetta di seguaci ben precisa. Qual è la fetta di seguaci che stanno portando via? Stanno portando via una fetta di seguaci che ha una fortissima sensibilità per la sottomissione, che però non gli piace quello che è la Chiesa Cattolica. Cioè preferiscono un rapporto più diretto con la divinità e una sottomissione più marcata. E naturalmente vogliono anche dei comportamenti da parte della loro Chiesa che siano conseguenziali. Questo cosa porta? Porta la Chiesa Cattolica a perdere quelle 100, 200, 300, quelli che saranno persone che sarebbero state molto legate alla Chiesa Cattolica, che l'avrebbero finanziata in futuro. Cioè quelle persone che hanno raggiunto il livello di sottomissione talmente alto da cercare un livello di adesione, di sottomissione ancora maggiore.
E quel problema dei gesuiti è che i testimoni di Geova li stanno portando via una barca di soldi, ma veramente una barca di soldi, perché queste 200-300.000 persone, quello che saranno, sarebbero persone che disposte anche a finanziare la Chiesa Cattolica. Bene, i gesuiti dicono: questi qua non sono cristiani. Allora, la patente di eretico, di eresia, è una classica nella storia. Cioè, i cattolici hanno sempre bruciato gli eretici, e li hanno bruciati perché li hanno ritenuti eretici. Adesso i gesuiti non sono più in grado di bruciare i testimoni di Geova, ma però ci provano ad attaccare in altro modo. A me i testimoni di Geova e i cattolici sono la stessa cosa, però quello che mi interessa a me è la libertà sociale, in cui ogni persona ha il diritto di sviluppare la propria religione. E questa diatriba fra cattolici e testimoni di Geova non è altro che uno strascico di quello che è il tribunale inquisitorio cattolico, dove si prendeva gente e si metteva sui roghi. Vabbè, poi abbiamo dalla Repubblica del 2 agosto 1999, Gesù è risorto? Non sono sicuro, dice sempre il vescovo di Canterbury. E in questo... e in questo trafiletto di giornale, sempre da Repubblica del 2 agosto, ci sono tre divinità di cui si parla della resurrezione, tipo Osiride. Ricordiamo che Osiride è stato fatto a pezzi da Set, però dopo rinasce. Ogni volta che entra nell'oscuro, rinasce. Abbiamo Adone, anche Adone. Ad ogni primavera rinasce. Ma una caratteristica del paganesimo è la rappresentazione della natura, la natura che si spegne in inverno e rinasce in primavera. E abbiamo anche Tammuz, dio pastore dei Sumeri. Tammuz provocò con la sua morte l'inaridimento della natura. Allora la dea Inanna, Ishtar, lo salvò dagli inferi. Perché? Perché la natura ad ogni inverno tende a spegnersi, tende ad andare a riposo, non va proprio a riposo, comunque va a riposo e rinasce ad ogni primavera. Questo è il simbolismo pagano della rinascita più che resurrezione, perché noi si nasce nuovamente, non è che si risorge, però la natura appare come se rinascesse, cioè come se fosse sempre uguale a prima, l'albero rimette le foglie come l'anno precedente, per cui sembra un risorgere, mentre invece è una rinascita, quella che è nella magia. Cioè quando uno muore, lascia il corpo fisico, torna, rinasce un'altra volta, rinasce in corpo luminoso, muore il feto, rinasce l'essere e nasce l'essere umano, muore il fanciullo, nasce l'essere umano adulto. Cioè, è sempre una serie di rinascite, di trasformazioni. E il fatto della reincarnazione, della miseria, mi imbalbo tutto quanto. Sì, il fatto della risorgere, risorgere nello stesso campo che era prima, è una cosa che appartiene alla natura, ma la natura non muore, viene rappresentata come se risorgesse ad ogni primavera, ma in realtà non muore ogni inverno, si trasforma. E andiamo avanti ancora. Dalla Repubblica del 26 luglio 1999. La scimmia va al computer. Scusate un attimo solo. Pronto? Oh. Allora, accendi pure la luce. Allora, la scimmia va al computer, così comincia a parlare. Attenzione. Cioè, la scimmia non ha le corde vocali come abbiamo noi. Il cane non ha le corde vocali come abbiamo noi. Anche se abbiamo assistito al caso di un cane che tentava di proferire delle parole. Però, dandogli degli strumenti, cioè all'intelligenza, cioè alla capacità cerebrale per capire quello che noi diciamo, cioè capire il senso delle cose che diciamo e capire i segni che noi usiamo. Allora, se noi sostituiamo le corde vocali, che lei è mancante di corde vocali, le sostituiamo con un computer, la scimmia comincia a parlare, conosce il senso delle parole e comincia a usare il linguaggio astratto. È chiaro? E ricordiamoci sempre in questo, quando valutiamo
la cosiddetta intelligenza, sì, c'è anche una roba da dire. Ricordiamoci che i parametri del quoziente di intelligenza nell'ultimo secolo sono stati usati un po' come la misura del pene, cioè erano dei parametri assurdi che però venivano giocati per far vedere chi ha il pene più lungo, tanto per essere chiari. Hanno dovuto usare altri tipi di intelligenza, intelligenza emozionale, intelligenza intuitiva, eccetera, per riuscire a capire la complessità dell'essere umano, e ne ancora non siamo abbastanza avanti. Dicevo che la scimmia va al computer e parla, cioè non ha nessun problema di usare il linguaggio umano. È chiaro che finché non arrivava l'uomo non gliene fregava niente di comunicare con l'uomo, è solo quando l'uomo l'ha rinchiusa in una stanza, l'ha messa in una gabbia, che la scimmia purtroppo, per riuscire ad avere dei vantaggi, per riuscire ad avere qualcosa, è costretta a imparare a parlare. Ma è la scimmia che impara il linguaggio umano, non l'uomo che impara il linguaggio della scimmia, eh? Per cui pensiamoci bene quando pensiamo all'intelligenza. E questo è da Repubblica del 26 luglio 1999. Andiamo avanti ancora. Il ratto delle promesse spose, incubo pakistano a Londra, dalla Repubblica del 15 agosto 1999. Cosa succede a Londra? Niente, succede praticamente che gli emigranti pakistani fanno rapire la figlia e la fanno sposare di forza in Pakistan. E questa è la nuova battaglia che sta arrivando, cioè riuscire ad imporre comportamenti etici, comportamenti civili, anche a persone che hanno un'educazione, una cultura diversa. Un conto è che tu hai la cultura di un altro paese, è un conto che tu sia tenuto a rispettare tutti i parametri di libertà del paese dove vai. Questo è importante. Ed è importantissimo anche riuscire, anche attraverso questo, a scalzare tutti i rapporti di sottomissione che vengono costruiti, per esempio, nei paesi arabi. Cioè, tutta la sottomissione che viene costruita nei paesi arabi non verrà vinta perché nei paesi arabi ci sarà una rivolta, ma verrà vinta perché condizioni economiche, condizioni di vita imporranno la trasformazione dei costumi. Ricordatevelo sempre questo. Non vince l'uomo perché rivendica dei diritti, ma vince l'uomo nella misura in cui vengono costruite delle condizioni per cui è necessario che vinca, altrimenti quel sistema sociale non va più avanti. L'aumento degli stipendi degli operai non è dovuto alle lotte e agli scioperi che è stato fatto, ma è dovuto alle condizioni economiche del singolo paese, dove condizioni economiche dovevano garantire stipendi superiori per far circolare e consumare una quantità maggiore di prodotti. Dopodiché, che fosse necessario aumentare gli stipendi era un elemento di impellenza economica, però lo hanno fatto pagare agli operai con giorni, giorni e giorni di sciopero per avere quegli aumenti. Dopodiché, magari, quando le condizioni sono un po' diverse, si taglia. Ma quello è un altro discorso ancora. Dalla Repubblica del 14 agosto 1999. Maghi, business da 1.000 miliardi. La magia, un business che vale 1.000 miliardi l'anno e coinvolge 10 milioni di cittadini. Ma per 1.200.000 italiani la palla di vetro si è rivelata una truffa. E questo vale per i maghi e vale anche per i preti. L'uno e l'altro è esattamente la stessa cosa. Solo che per i maghi si chiama fede quando non mantengono le promesse e nessuno che sia morto abbia trovato il paradiso non ha potuto dire ai preti mi avete truffato. Per cui le due cose sono uguali. Dalla Repubblica del 13 agosto 1999, Ruanda, donna ex ministro incriminata per stupro. La Repubblica, 13 agosto 1999. Pauline Nijimasuko, che era ministro ruandese per la famiglia e le donne nel 1994, ai tempi del genocidio dei Tutsi, è stata incriminata per stupro dal Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra in Ruanda. Vi ricordo che le Nazioni Unite ha stabilito che lo stupro è un atto
di genocidio. Allora, la Carta delle Nazioni Unite ha stabilito che lo stupro è un atto di genocidio. Perché questo? Perché si distrugge il futuro delle persone, si distrugge la capacità delle persone di andare a costruire il futuro. È chiaro questo? Ricordatevi, cioè queste sono tutte regole morali, ma sono regole etiche, regole che valgono per tutti i giorni. Cioè tutti i giorni noi dobbiamo affrontare le cose, tutti i giorni dobbiamo applicare questa morale. Ricordiamoci queste robe qua. Cioè non è la morale, quel che dice ma dite che da usare un linguaggio diverso, dite, quella non esiste, quella non è una morale, quella è un'imposizione nazista. Cioè dite a fare quel che voglio mi. Il termine morale è questo, la Carta delle Nazioni Unite, la Carta dei diritti dell'uomo, la Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè quelle carte e altre carte, i diritti del fanciullo, i diritti del malato, eccetera, sono quelle carte che vanno a codificare e a decidere la nostra relazione morale, cioè il nostro essere persone morali nella società civile. Dopo la legge può sancire o non sancire, questo è abbastanza irrilevante, nel senso che una carta per essere assunta come legge ha bisogno di molte modificazioni giuridiche spesso, cioè ci vogliono dei tempi di trasformazione sociali abbastanza lungo, però quelle carte decidono il nostro essere morale. Per esempio, se tu vedi un giudice che dicesse all'imputato lei usi un linguaggio più appropriato, il giudice si comporta in maniera non morale, si comporta in maniera contro la legge, perché il giudice non può dire a un imputato lei usi un linguaggio diverso. Quello che era il reato di turpiloquio, quello che erano alcuni reati di modo di esporre le cose, sono stati cancellati dalla nostra legge, ma sono stati cancellati perché è necessario far evolvere il linguaggio. Per cui un giudice che fa così pesca dal suo condizionamento educazionale, pesca semplicemente dalla sua voglia di mettere in ginocchio l'imputato, non dal suo essere giudice della Repubblica. Lui come giudice della Repubblica deve ascoltare tutto quello che gli viene detto, chiaramente nessuno lo può minacciare, e poi deve tirare il suo giudizio. Ma non può dire a un imputato tu devi usare un linguaggio più appropriato, come avveniva fino a non molto tempo fa. Andiamo avanti ancora. Vabbè, c'è la vecchia polemica che c'è stata in agosto, basta catechismo, tutti contro Berlinguer. Allora, cosa è successo in quell'operazione? In quell'operazione è successa una cosa molto semplice. Cioè, tutti pretendono la destra più che altro, il clericalismo, cioè la Chiesa Cattolica, che ha perso il suo referente della Democrazia Cristiana, pretende di condizionare coi propri voti un governo per avere chiaramente delle leggi più favorevoli. Però gli altri non hanno mai chiesto niente, cioè hanno cercato sempre di combinare, di sistemare le cose, senza però chiedere niente in cambio. Bene, questa sparata di Berlinguer, basta catechismo, è una cosa che ha poco senso, è praticamente un dire, guarda che se tu chiedi le cose, anch'io chiedo cose. Cioè, anch'io sono in grado, come ateo, come anticlericale, come non credente, di chiedere delle cose. Occhio, cioè, se chiedi qualcosa sappi che ha un prezzo. Per esempio, l'8 per mille che viene versato dalla Chiesa Cattolica, no? È il prezzo che è stato pagato dallo Stato affinché il Vaticano sottoscrivesse il concordato, e nella sottoscrizione del nuovo concordato che è stato fatto nel 1984 rinunciasse ai propri diritti di essere pubblici ufficiali. Cioè perdeva il diritto di essere pubblico ufficiale. In compenso ha avuto l'8 per mille. Cioè nel fare politica c'è sempre un equilibrio fra le cose. E quell'equilibrio deve essere rispettato, altrimenti è violenza. Cioè nessuno dovrebbe andare da un altro a dire o fai quello che voglio io ti ammazzo. C'è sempre un raggiungimento di equilibri. Purtroppo non sempre questo succede. Boh, allora, visto che il mio telefono è muto, e ciò è una cosa veramente meravigliosa, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Tanto ho visto che i ragazzi stanno arrivando e fra poco partiranno loro con le loro musiche.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che adesso ho anche un indirizzo email, l'indirizzo email è Claudio Simeoni, @libero.it, sono più o meno dovrebbe essere così, adesso sto un po' ricordando la mia memoria, l'ho fatto ieri sera, vedremo un attimo. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Grazie per l'ascolto e a risentirci.